Fare gli auguri a Giuseppina che è qua vicino a me, eccola qua, ce l'avevo nascosta, per te la mimosa. Grazie. Auguri Pina, grazie. Buona giornata della grazie. Donna. Una testimonianza straordinaria quella di Pina, ti posso chiamare Pina? Certo. Perché il tuo nome è Giuseppina, ma tutti ti chiamano tutti Pina. Tutti mi chiamano per Pina, cui, sì, sì. Allora, la storia di Pina è una storia ordinaria e straordinaria allo stesso tempo, sì. Perché dicevo, una mamma di 6 figli. Sì, di 6 meravigliosi figli. Che ti aiutano tutti i giorni a vivere e ti donano delle emozioni, delle gioie di quelle. Eccoli qua, li vediamo. Vere, allora, profonde. Parte la descrizione. Da sinistra verso destra, quel galeotto con la canotta celeste. Quello è Paolo. È Paolo. Poi dietro poi Maria c'è Bianca. Luigi. Luigi. Avanti. Ah, no, diciamo l'età. Paolo quanti anni? Paolo ha 3 anni. Luigi è il più grande. Ne ha 11. Ne ha sì. 11. Poi, poi davanti c'è Luca, con la maglia verde. Che ne ha 2. Ma il più piccolino, Luca. Sì, è il più piccolo. Si vede, guardate che occhioni a Luca. Poi dietro poi c'è una Elena principessa. Che ha 8 anni. 8 anni Elena, poi Andrea che è il gemello di Paolo, del ah, primo. Andrea il gemellino di Paolo e Davide. E Davide in che fondo terzo, chiude sì. La sì. come dire la parata. Sì. Non è una parata militare, ma in casa di Pina. Beh, sì, di diciamo militare di sì. c'è molto, sì. perché c'è il marito, ci sono i nonni. Come si chiama tuo marito? Gaetano. Gaetano ed è militare. Sì, lui è un militare, un maresciallo dei carabinieri. I nonni anche, sia mio padre che mio suocero, erano carabinieri, per cui insomma noi abbiamo un piccolo plotone in casa. Una brigata, un'allegra brigata. Sì. Anche perché insomma ci vuole ordine e disciplina, per cui... E beh, in 6 è l'unica via. Sì, per cui in casa sì, c'è una piccola caserma, un piccolo Senti plotone. Un po' Pina, vi abbiamo visto nelle foto felici e vabbè, ma la giornata come si organizza? Perché poi in 6 non è facile gestire le esigenze di tutti. No, la giornata è lunga e intensa, è terribilmente piena. Diamo un po' di orari, giornata tipo, la mattina alle 6, i Mamma bambini, mia, alle 6. Sì, mio marito si alza con me, anzi a volte anche prima di me, e prepara le colazioni e pensa al cane, perché noi abbiamo anche un cane. Non vi fate mancare niente, no. Immagino che siate molto felici. Tantissimo, davvero, davvero tanto. E poi si cominciano a svegliare i bambini. Verso che ora? Le 7? 6:30, 7:15, perché sono lenti sulle colazioni. Per come cui tutti dobbiamo, i bimbi. Sì. E nulla, ecco, a catena vengono preparati tutti, i più grandi si vestono da soli, i più piccoli li vesto io, mio marito, ma anche i grandi ci danno una mano. Poi partiamo con i biberon ai piccoli e la colazione ai grandi. Tutti a scuola, c'è sì, chi va tutti a scuola. Alle elementari, c'è chi va alle medie. Uno alle medie, 2 alle elementari, 2 alla materna e 1 al nido. Beh, ho coperto tutte le scuole. Avete un pulmino per portarli sì, tutti. Sì, assolutamente sì. E, guarda, in merito a questo devo dire che c'è il pullman scolastico che passa sì. puntualmente davanti alla scuola, mi che mi ha regalato il cartoncino dello scuolabus wow. che io ho messo dietro, perché chiaramente quando arrivo io escono in a scendere fila. Sì. A che ora uscite di casa al mattino? 7:30. Quindi bisogna essere 7 belli e mezza, svelti. Sì. Accompagniamo il papà alla stazione, il grande alle medie, il piccolo al nido e poi alle elementari e alla materna. È insomma tutto, alle 8:20 è già passata metà della giornata. Giornata. E tutto deve marciare senza il minimo inghippo. No, assolutamente sì. Deve poi essere... ti ritrovi sola dopo alle 8:20 oppure c'è il piccolino? Il no, piccolo. Il piccolo lo porto al nido, al quindi nido. Tendenzialmente mi ritrovo da sola, ma chiaramente con la casa da accudire. La spesa da fare, perché cerco insomma di giostrare tutto la mattina di modo tale che poi il pomeriggio certo. posso dedicarmi a loro. Quindi oggi ti abbiamo messo in un mare di guai. Oggi sì, però molto volentieri, no. È un piacere, perché a che ora devi tornare poi a riprenderli da scuola? Parto all'una ho da prendere i gemelli, poi all'1:20 quelli delle elementari, sì, alle 2 quello delle medie, insomma sto sempre in macchina e devo dire che il tempo lo passi. Senti, poi tra gli sport, il catechismo, le varie attività che hanno, insomma non manca. Sì. Sei una splendida donna. Grazie. In questa giornata. Grazie. La tua femminilità è stata soffocata o è stata esaltata? Secondo da questa me è scelta? Stata completamente espressa dalla loro venuta.
Io mi sento profondamente realizzata in quello che ho fatto. Io credo di aver fatto molto, devo essere sincera. C'è chi si realizza nella carriera, chi si realizza nello studio. Ognuno di noi credo che abbia delle attitudini. Io mi sento completamente appagata e espressa nella famiglia. Immagino che questa sia una scelta condivisa con Gaetano, con tuo marito. Trascinata, no? Più da lui che da me. Ah, io sì? Meravigliosamente poi ho scoperto di condividere appieno con lui questa realtà, che poi è assolutamente normale. Io mi ritrovo a passeggiare con i miei figli, perché poi al momento sono ancora tutti piccoli, quindi sono molte le occasioni in cui esco con tutti e mi ritrovo davanti lo sguardo compiaciuto e quasi malinconico delle persone adulte che ti dicono che bello, eh? E ecco, questo è il piccolo. Questo è il piccolo, fammelo vedere, perché eccolo, mamma mia, ma guardatelo, che meraviglia! E lo sguardo stupito e quasi incredulo dei giovani, no? Che ti dicono: perché ma sono... come fai? Come si fa con uno? Beh, è una cosa che viene maturata nel tempo, ecco, non arrivano tutti insieme, no? Certo. Arrivano uno alla volta, a volte anche due insieme, però è una cosa, è un passo graduale, quindi arrivi anche tu a scoprire delle facoltà. Certo. Che in realtà secondo me abbiamo tutti. Senti, io devo farla questa domanda, perché immagino che a casa se la stiano ponendo e quindi sono un po' la voce anche scomoda. Sono tempi non facili questi dal punto di vista finanziario. Assolutamente. Certamente tuo marito ha un lavoro, è un militare, abbiamo detto, ma comunque sono 6 bocche da sfamare, con te siete in 7, con lui in 8. Allora il senso è, non vogliamo mettere il naso nel portafogli, ma chiedere come si fa, cioè si può comunque, e in che modo? Assolutamente sì. I miei figli hanno quello che hanno tutti i bambini. Ecco. L'unica cosa, ecco, io non amo viziarli. Cioè, adesso siamo in una società anche estremamente consumistica, in cui dobbiamo avere tutto. Se ci sono 6 figli, ci devono essere 6 DS a casa. Se ci sono... sono questi giochi computerizzati, sì, per intenderci. Sì, oppure 6 palloni. Invece no, loro sanno condividere, sanno aspettare il momento per un loro premio, per il loro compleanno, per poter avere quello che desiderano, e secondo me sanno apprezzarlo molto più di altri. Quello è il primo segreto. E poi si mangia, dove mangiano 2, dove mangiano 3, mangiano anche in 6. La condivisione. E poi oltretutto c'è anche una grande solidarietà. Magari c'è il negozio dove spesso vai a comprare la carne, che comunque piacevolmente ha un'attenzione in più. Questo è molto bello. Sì, assolutamente sì. Io devo dire che dalle istituzioni non c'è un grande aiuto, non c'è un grande riconoscimento alla famiglia numerosa. Ma nel piccolo, la rete persone delle persone, quella che vera. Che ti sono intorno, condividono con te piacevolmente questa realtà, senza che tu chieda. Quanta gioia portano i piccoli in casa? Eh? Io dico sempre, una settimana fa ho avuto delle brutte notizie la mattina e ero dispiaciuta, ero un po' giù di morale. Poi ho preso loro a scuola e la giornata ha cambiato colore. E ne portano davvero tante. Pina, credo che questa paghi tutte le fatiche. Sì, assolutamente sì.